A Roma, la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è riunita questa mattina per decidere sul ricorso presentato dall'avvocato dell'assassino, il clochard indiano Joseph White Clifford. La mite condanna in corte d'assise a soli 14 anni per un crimine assurdo e bestiale è stata poi confermata in appello senza che fossero riconosciute le aggravanti per i futili motivi. La decisione della Suprema Corte è attesa in serata. Allora, avvocato, com'è andata? Allora, si è svolta oggi l'udienza di Cassazione sul ricorso dell'imputato White che aveva presentato attraverso il suo difensore e il procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, il rigetto e il difensore dell'imputato si è riportato ai motivi di ricorso e noi come parti civili ci siamo riportati alle memorie difensive che avevamo depositato, abbiamo depositato le nostre conclusioni. La Corte si è riservata, è in serata e attesa la sentenza. Grazie.